nell'incontro, tu hai detto cosa succede? Allora, intanto noi facciamo questo discorso parlando di tribù, però cioè, è un discorso che vale per il nostro vicino di casa, cioè spesso ci sfugge questo dettaglio che il mio vicino di casa può essere così diverso da me che appunto, è molto più facile per me fare queste considerazioni rispetto a tutta un'altra realtà. Non siamo tutti uguali, nel senso, prima ci togliamo, ma questa non è una teoria, cioè ne parlavano gli etnologi veramente tanti anni fa. Cioè, è veramente sbagliata la considerazione anche di insegnare ad un bambino che siamo tutti uguali, perché non è vero, cioè, dobbiamo veramente considerare... La diversità. Assolutamente sì. Chi è che cita la prima Pasolini? Non so, ho sentito qualcuno parlare di Pasolini. Cioè, lui perché parlava di appunti per un film sull'India, tipo? Perché non c'era la pretesa di dire questa è l'India, anzi, è un film di un film. Cioè, ti sto portando un'interpretazione. E l'interpretazione è comunque sempre un'invenzione, di fatto. E ci sono un sacco di errori che si possono fare con totale onestà, nel senso che io sono onesta nell'interpretare questo aspetto, ma magari è un barlume di un momento, no? Però non posso pensare che questa considerazione per me sarà sempre così, sempre universale, perché, cioè... Veramente la concezione che l'uomo non è un essere definito e vale per questo proprio. Parto proprio da una ricerca artistica. Ho trovato in questo momento che mi ha permesso di metabolizzare appunto del materiale che io non sapevo gestire. E quindi sono partita da... ma per una rabbia proprio ingenua, no? Anche proprio molto giovanile, quindi ci sta, ci sono... c'è un momento in cui uno si arrabbia con l'arte, se fa arte, io credo, no? E ognuno si arrabbia al proprio modo. Io ho deciso di intraprendere questo viaggio e queste sono delle considerazioni che mi stanno dando delle chiavi per... Ecco quali. Questo viaggio in generale mi sta servendo proprio per capire la percezione della percezione. Posso rispondervi in questo modo, in questo modo. Il valore di come ogni individuo può percepire una cosa. E quindi tenere sempre molto stretto questo principio. Non esiste la percezione, esiste la percezione della percezione. Come dire, dai valore a quella l'esperienza stessa del percepimento. Che tipo, forse sì. Faccio una domanda di nuovo da comunicatore, cioè che tipo di restituzione poi ti proponi? Esatto. Perché... Adesso in questo momento che siamo giunti di nuovo a questa base sembra tutto molto banale, però in realtà non lo è così tanto. Adesso vedo lì il libro rosso e penso al concetto di archetipo. No? Esempio. Fatto da una persona che si occupa proprio di archetipi, insegnante in una scuola, pone a dei ragazzi di una scuola tipo elementare e di una scuola di un istituto tecnico la stessa domanda, ovvero che cosa hanno in comune queste bottiglie dietro questo bancone di un bar. Allora quelli più grandi iniziano a dire hanno tutti un'etichetta. Sono bottiglie di vetro, servono per bere, servono per... I bambini più piccoli arrivano ad una risposta molto più archetipica, ovvero contengono, servono a contenere. Quindi, nel senso, è vero che più acquisiamo elementi, più acquisiamo considerazioni, ma più ci allontaniamo dal senso archetipico appunto della percezione. Ripeto la domanda, la tua restituzione in cosa consiste? La mia restituzione... Quello che io spero proprio, in realtà, è di avvicinarmi il più possibile ad una chiave che in realtà vada ad asciugare tutte queste considerazioni che poi appesantiscono in realtà più che alleggerire. Portarlo su una chiave molto più elementare, diciamo. Io sto imparando insieme all'arte, cioè io mi sto mettendo in gioco, quindi... forse non lo saprò dire tra 20 anni, 30 anni, che cosa, qual è la mia qual è la mia restituzione, però lo sto studiando. E l'arte mi ha sempre dato la possibilità di
di arrabbiarmi, di stare male, però anche in qualche modo di crescere. Adesso, per esempio, insieme a lui, lui è un informatico, poi è molto più complesso adesso dire informatico e sminuire un po', però stiamo sempre parlando di linguaggi, no? Sì. E quindi tutto questo discorso lo spostiamo sulla rete, lo spostiamo sulle immagini che compaiono appunto su un computer, perché poi di fatto il nostro viaggio quotidiano, almeno personalmente, ha tanto a che fare con la rete, assolutamente sì. È vero, molte cose noi le reperiamo in rete e alla fine tornano in rete, voglio dire. Questo è un po' il mondo dentro cui circoliamo. No? A volte cioè, mi viene da pensare che sia forse più genuino, cioè forse siamo più aperti rispetto a quello che possiamo trovare in rete. Adesso non voglio dire una stupidaggine, mi sta venendo in questo momento questo pensiero. Che non con il vicino di casa. Che non con il vicino di casa, sì, perché lì cioè, non hai nulla da temere in realtà, no? Quando ti trovi. Però comunque sono delle informazioni che possono molto cambiare la tua percezione delle cose. Sempre a Venezia, insomma, è stato creato questo padiglione internet, quindi concepito proprio come un paese, no? I padiglioni per ogni paese, ecco, il padiglione internet. In quest'anno si occupava di reperire gli unconnected, cioè le persone che non sono connesse o che pensano di non essere connesse, quantomeno, perché poi l'idea, proprio la restituzione, quindi parliamo di restituzione di un'immagine, è stata quella di creare un mandala digitale. E in questo momento sì, la cosa che sento di fare è proprio creare dei mandala, che sono processi di individuazione digitali fotografici, quindi partendo da delle immagini che reperisco in rete o che comunque in qualche modo assemblo e ho necessariamente bisogno della rete. No, perché c'è un compleanno. C'è un compleanno. Che compi, Davide? La cena. La cena. Possiamo fare un applauso? Soffiano. Così. Manco una. Vabbè,